Cari amici di CiriClassico.com, ben ritrovati a tutti voi e incominciamo un video che sarà composto da più montaggi. Perché parliamo di una cosa un po' particolare oggi, che apparentemente forse può non c'entrare nulla con il nostro sito, ma in realtà poi alla fine sì, perché comunque è arrivata un bel libro, una novità editoriale, ce la manda l'ufficio stampa Weebly Italia. Lo apriamo e vediamo subito di cosa si tratta. Eccoci, lo abbiamo aperto. Allora, si tratta di un libro, quindi insomma una novità editoriale che segnaliamo con grande piacere. Quello che è diventato un bestseller, un vero e proprio bestseller, un libro dedicato a quel genio, forse definirlo così è la cosa più corretta, è un filantropo, un mecenate. Se andremo su Marte probabilmente sarà per merito suo, l'uomo che sta creando il futuro. Ebbene, insomma, tante piccole cose quotidiane le dobbiamo a lui. Pensiamo solo a PayPal, che insomma Elon Musk ha fondato e che oggi tutti noi usiamo, Tesla, SpaceX e la sfida per un futuro migliore. Adesso vediamo se riesco a tirare giù appunto un libro molto interessante. È stato un bestseller in lingua inglese, ma tradotto in italiano da Oepli. Eccolo qui. Scritto da Ashley Vance, Tesla, SpaceX e la sfida per un futuro migliore. Ovviamente qui cosa abbiamo? Vengono ricordate le due ultime avventure nelle quali Musk è impegnato a livello economico di tempo e di forze, ossia il progetto Tesla, quello dell'auto elettrica che dovrebbe arrivare insomma con il modello 3 che adesso è in fase di produzione a conquistare un po' una fetta maggiore di mercato con auto a prezzi diciamo più umani, e SpaceX, questa grande invenzione di questi razzi che partono e che atterrano da soli. Un libro bellissimo, lo leggeremo sicuramente con grande attenzione. Scusate, ma con una mano solo è veramente sempre un problema. È disponibile anche in ebook. Il prezzo non è piccolo, ma insomma, il libro credo davvero che meriti. È proprio la storia, diciamo così, di Elon Musk, dalle origini fino ad arrivare appunto ai giorni nostri, con questa passione, diciamo così, per un futuro migliore, davvero, un futuro però che può essere possibile. Peraltro, curiosità, su Netflix, visto che un occhio lo diamo anche a queste piattaforme di streaming, è presente una serie TV che vi consiglio. Allora, c'è una serie TV, Salvation, si intitola, che narra di questo asteroide che dovrebbe colpire la Terra e delle iniziative volte a evitare questa catastrofe. Ebbene, uno dei personaggi, tale Tanz, è chiaramente ispirato a Musk, non solo nell'assonanza del cognome, ma è proprio ispirato al personaggio di Elon Musk, questo Tanz che non a caso appunto guida peraltro una Tesla e che crea un trattore gravitazionale per appunto cambiare la rotta di collisione del meteorite. Ora qui la Tesla, questo qui è il modello S berlina. Già che ci sono, colgo l'occasione per dire che oggi pomeriggio dovrei, uso i condizionali, ma insomma l'appuntamento è fissato, fare un test drive. Ho chiesto, è stato un po' laborioso perché non c'è un ufficio stampa italiano, bisogna mandare una mail a un ufficio centrale europeo in inglese, ma insomma sono stati molto cordiali. In 2 giorni mi hanno risposto e ho fissato un test drive. Non sono un esperto di macchine, ma quello che ci interesserà a livello della nostra pagina web sarà il sistema di infotainment. Proverò proprio questo modello S della Tesla, e quindi ci sarà appunto, per quello vi dicevo, un montaggio di più video. Farò, se riesco, spero, un video sul sistema di infotainment, questo grande pannello da 17 pollici che comanda non solo tutta la macchina, ma anche tutto il sistema di infotainment. Un piccolo focus su Elon Musk, che è insomma davvero un personaggio. Ashley Vance, uno dei giornalisti più noti di tecnologia, che ha collaborato anche con il New York Times, appunto, poi Bloomberg Business Week. Tradotto in italiano appunto da Oepli, disponibile anche in ebook. Elon Musk per un futuro fantastico, un futuro che però è già di fatto qui da noi. Quindi adesso andiamo a provare la Tesla Modello S.
Quindi Tesla Model S 100D, ovviamente non sono un esperto di macchina, ma insomma le informazioni le troviamo anche online. Ma perché ho voluto provare questa macchina? Ovviamente per provare davvero il futuro ideato da il grande Elon Musk, e che adesso è davvero alla portata di tutti, soprattutto lo sarà col modello 3 appena giungerà in Italia, con prezzi sicuramente più accessibili, che vanno dunque verso un segmento anche diverso. Ma perché l'ho provata? Perché sono un giornalista musicale, lo sapete. Beh, allora guardate qui, Radio Classica sta andando in questo istante sul lampissimo pannello da 17 pollici, un vero e proprio tablet, un tablet che qui presenta le funzioni legate appunto al cellulare. Come vedete, se lo connettiamo in Bluetooth possiamo ovviamente, come è facile intuire, utilizzare il nostro telefono. Qui abbiamo la retrocamera, su questo tasto possiamo invertire, quindi la retrocamera finisce sotto e il navigatore sopra. Il navigatore invece sì, può essere messo a schermo intero cliccando questo tasto, e qui abbiamo l'ampio navigatore. Navigatore che si appoggia a Google Maps e che è fondamentale perché ci fa vedere, quando impostiamo la nostra destinazione, dove possiamo ricaricare la nostra macchina e i consumi, e quindi non abbiamo paura di rimanere fermi o di rimanere senza energia, perché appunto abbiamo tutte le indicazioni. Questo dunque il nostro navigatore, che come abbiamo detto può essere diviso nello schermo, come vedete sopra o sotto, si può anche spostare. Eccoci qui. Per quanto riguarda invece il browser web, molto interessante, perché noi abbiamo una connessione LTE nativa nella macchina, quindi possiamo navigare a nostro piacimento. Qui il sito ad esempio di CD Classico, quindi il nostro sito adesso si sta caricando. Devo dire che è un plus assolutamente non da poco. Ma vediamo la cosa che più ci interessa, quindi l'aspetto multimediale, quindi l'aspetto legato alla musica. Subito da dire che abbiamo Spotify anche in questo caso gratuitamente nell'abbonamento open, con tutta una serie di radio digitali straordinarie. Possiamo anche cercare Radio Classica, ma possiamo anche mettere altra musica, come qua vedete io avevo già selezionato Arcangelo Corelli, e adesso noi andiamo subito ad ascoltare. Ecco, l'audio è davvero fenomenale. Su questo modello parliamo di un sistema di 12 altoparlanti più subwoofer, e la cosa interessante è che noi possiamo andare ad agire, adesso vi faccio sentire come, con questo sistema di equalizzazione possiamo cambiare la fonte, la sorgente del nostro audio. Qui è perfettamente centrata, qui l'abbiamo solamente ovviamente sul lato sinistro, qui sul lato destro, o magari per chi è interessato dietro. Questo è utilissimo per chi magari vuole dormire, non vuole essere disturbato, e questo è qualcosa di davvero incredibile. Davvero fantastico questo infotainment. Poi abbiamo qui la possibilità di sincronizzare ovviamente il nostro calendario, ovviamente collegando via Bluetooth il nostro telefono. E qui abbiamo invece un dettaglio dei consumi. Una cosa possiamo ancora dirla, cliccando qui sotto control, noi ovviamente qui accediamo a tutto il controllo della macchina. Questo ampio display, questo grandissimo touch da 17 pollici non ci permette solo di fruire dell'infotainment, ma anche di controllare quella che è la macchina. Come vedete anche il clima bizona, e soprattutto qui cliccando su controllo abbiamo tutto il settaggio, come ad esempio le sospensioni, che possono essere appunto alzate o abbassate a seconda che abbiamo magari da fare una rampa o una discesa impegnativa, e possiamo anche customizzare il nostro stile di guida e quindi rendere anche il volante più o meno rigido e così via. Qui appunto, come vedete, abbiamo vari tipi di settaggio, possiamo comandare tutto, davvero tutto, da questo display.
qui abbiamo appunto il dettaglio dei nostri consumi e qui sotto sempre appunto il nostro sito CD Classico. Che dire d'altro, un prodotto davvero straordinario. Noi ovviamente parliamo di questo, ma insomma la macchina l'abbiamo guidata. Io ringrazio davvero gli amici di Tesla Italia per questa prova davvero indimenticabile, con un impianto audio davvero fenomenale. Grazie cari amici e grazie Tesla Italia.